Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Per noi è materia fondamentale da risolvere entro la fine di quest'anno e che ovviamente deve tenere conto degli obiettivi strategici che l'Unione si dà. Se l'Unione lavora sulla transizione ecologica, se lavora sulla transizione digitale, se lavora sul sostegno ovviamente all'Ucraina, poi deve tenere in considerazione quegli investimenti nelle sue regole di governance. Mi pare che anche su questo ci sia una sensibilità diffusa. Sulla materia migratoria anche avete visto il richiamo in queste conclusioni, che dimostra non solo la conferma di un cambio di passo che abbiamo impresso nello scorso Consiglio europeo, ma anche il fatto che oggi la migrazione rimane una priorità nei grandi obiettivi dell'Unione Europea, con il passaggio che viene richiamato all'implementazione degli obiettivi che abbiamo deciso nell'ultima riunione e una verifica di quell'implementazione nel prossimo Consiglio Europeo di giugno. Quindi c'è un lavoro che va in continuità, che dimostra che non si trattava di uno spot o semplicemente, diciamo, di un'iniziativa singola. Chiaramente stiamo lavorando sulla concretezza di quegli strumenti, con risultati che a me sembrano oggettivamente molto buoni e che dimostrano una buona fede nella volontà di affrontare questa materia. Quindi direi che complessivamente possiamo essere soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Presidente, sul MES il Presidente dell'Eurogruppo ha detto che si aspetta la ratifica anche per una stabilità del sistema. Quando pensa di ratificare? Guardi, ho già risposto su questo. Io credo che la materia non vada discussa a monte, ma vada discussa a valle e nel contesto nel quale opera. Il riferimento alla governance da questo punto di vista è un riferimento fatto non a caso, e anche ad altri strumenti che sono anche più efficaci nell'attuale contesto. Stamattina abbiamo discusso di unione bancaria, nel tema per esempio di un backstop il MES è una sorta di cassazione. Il primo e il secondo grado sono l'unione bancaria, che sono le materie che sono state discusse questa mattina, quindi è un ragionamento del quale non si può discutere se non in un quadro complessivo. Presidente, ci aiuta a capire anche, ci aiuta a capire come il presidente della BCE Christine Lagarde ha inquadrato oggi le turbulenze che ancora colpiscono il settore bancario, se è stato citato il caso Deutsche Bank e se c'è preoccupazione anche tra i leader di possibili contagi. Ma guardi, mi pare che sia diciamo dalla relazione della presidente Lagarde, sia dalla relazione del presidente Dono e sia dai contributi dei leader dell'Unione ci sia la consapevolezza di un sistema che in ogni caso è un sistema i cui fondamentali sono solidi, quindi sicuramente bisogna monitorare, bisogna implementare, appunto dicevamo, per esempio l'unione bancaria, l'unione di capitali, c'è un lavoro che va fatto, la governance, però diciamo non perché negli ultimi giorni riteniamo che si possa modificare il quadro, banalmente perché il sistema ha bisogno degli elementi che mancano per la sua piena forza, ecco, e capacità di impatto, ma non mi pare che ci sia particolare preoccupazione per un sistema i cui fondamentali sono oggettivamente stabili e solidi. Presidente, ha visto Macron ieri sera dopo un periodo insomma di rapporti non certo facili, ecco. Sentiamo ancora cosa dice sul faccia a faccia con Macron. Sui temi economici delle migrazioni o guardi, penso assolutamente di sì. Incontro sarà un incontro molto lungo, molto ampio, anche di scenario, insomma, sulla situazione sicuramente complessa sul piano, diciamo, geopolitico che tutti quanti viviamo. Mi pare che ci sia voglia di collaborare su materie che sono comunque di importanza strategica, sicuramente per l'Italia e per la Francia. Penso alla questione migratoria, sulla quale trovo registro una grande disponibilità ad affrontare la questione in modo strutturale da parte del Presidente Macron, sulle materie industriali, quindi su alcune cose sulle quali anche, voglio dire, gli interessi nazionali della Francia e della Spagna, dell'Italia, chiedo scusa, possono collimare, e mi pare che ci fosse un clima, insomma, sicuramente molto produttivo, ecco, molto favorevole, e questo credo che possa essere sicuramente utile per affrontare alcune sfide che sono sfide comuni. Insomma, sono soddisfatta anche di questo bilaterale, come degli altri bilaterali che ho avuto in queste ore col primo ministro portoghese, ad esempio, con il primo ministro greco. Insomma, c'è
una centralità, un protagonismo, insomma, dell'Italia, del quale io vado fiera, che dimostra che possiamo sicuramente contare e far valere di più i nostri interessi, chiaramente cercando le sintesi con gli interessi degli altri, che sono più che legittimi come lo sono i nostri. La parte dell'opposizione la critica perché non ha finito antifascista, non sentiamo. Guardi, la definiti italiani, che vuol dire che gli antifascisti non sono italiani? Mi pare che sia una molto comprensivo, onnicomprensivo storicamente. La partita sul biocarburante è persa? No, la partita sul biocarburante non è affatto persa. Intanto è vinta la partita sulla neutralità tecnologica, che è la condizione per riconoscere i biocarburanti. Mi pare che anche sul tema della neutralità tecnologica, cioè di stabilire il principio che, fermi restando i target che noi condividiamo, che siamo pronti a centrare, poi quali siano le tecnologie con le quali arrivare a quei target non sia un dogma che deve essere imposto, ma debba essere anche una valutazione complessiva anche sulla base delle tecnologie di cui ogni nazione dispone, sia la cosa più importante e sia un elemento sul quale io trovo molta convergenza, anche ad esempio con la Francia, che pone la stessa questione in tema di neutralità tecnologica su altri fattori. Dopodiché ovviamente noi stiamo dimostrando come anche i biocarburanti rispettano, diciamo, le emissioni zero, e quindi non c'è neanche bisogno di specificarlo tecnicamente, perché se la tecnologia risponde a quei target, quella tecnologia può essere utilizzata. Quindi io penso che anche lì le cose stiano andando bene, oggetto ovviamente di confronto, di discussione, di approfondimento, ma mi pare che rispetto al, diciamo, al testo iniziale, il lavoro che si sta facendo per riconoscere la neutralità tecnologica sia già una vittoria. Però se la Germania si raggiunge un suo accordo, mi pare sia imminente, l'Italia di fatto resta senza la possibilità di tomare un errante blocco. No, guardi, questa è una lettura. Quindi riferimento è al fatto che l'asse si era creato con la Germania, ma che la Germania avrebbe trovato un accordo per i carburanti chimici, che non va bene per l'Italia. Vuole avere la certezza da quella che è la mia ricostruzione, che si facciano le verifiche necessarie. E questo è corretto, come noi chiediamo sui biocarburanti, e stiamo facendo sostanzialmente la stessa cosa. Quindi per questo c'è stata una convergenza tra noi e la Germania nel tentativo di non dire c'è solo l'opzione dell'elettrico, ci sono altre opzioni, l'idrogeno, biocarburanti, carburanti chimici, che devono essere approfondite. La Germania ha tenuto questa posizione, noi abbiamo tenuto questa posizione, vediamo che cosa accadrà con i carburanti chimici, noi dimostreremo che i biocarburanti possono essere una tecnologia ugualmente a emissione zero, e quindi nell'aver riconosciuto la neutralità tecnologica tutto rientra. Esatto. Ci sarà una missione italo-francese in Tunisia? Con la Johansson? Ci sarà, sì, c'è una missione a livello di ministri degli esteri, ce ne sono diverse che in questo momento si stanno muovendo verso la Tunisia, e io ne sono contenta perché ho posto il tema della Tunisia anche in Consiglio europeo, nel senso che forse non tutti sono consapevoli dei rischi che si stanno correndo rispetto alla vicenda tunisina. Il riferimento a questo allarme che rischierebbero di partire dalla Tunisia 900.000 migranti. Ha forti problemi finanziari, e che insomma se non dovessimo affrontare adeguatamente quei problemi rischia di scatenare un'ondata migratoria oggettivamente senza precedenti. Quindi sicuramente c'è molto impegno su questo. Io ho parlato anche con il commissario Gentiloni, che sarà lì nei prossimi giorni per cercare di fare quello che chiaramente la Commissione può fare, che l'Unione Europea può fare, anche se a monte la questione cardine fondamentale è il Fondo Monetario Internazionale, e quindi un lavoro diplomatico che va fatto per convincere entrambe le parti, il Fondo Monetario e il governo tunisino, a chiudere questo accordo per stabilizzare finanziariamente la regione. Dopodiché sicuramente ci sarà una forma di assistenza macroeconomica europea. La forma di assistenza macroeconomica europea è ricompresa nel lavoro del Fondo Monetario Internazionale, è all'interno dello stesso pacchetto. Paolo Gentiloni parlerà sicuramente di questo, ma a monte è molto importante lo sblocco da parte del Fondo Monetario Internazionale. Dopodiché io credo che ci siano altri possibili investimenti che devono essere fatti in Tunisia, che però sono più investimenti
diciamo infrastrutturali piuttosto che finanziari sui quali il ruolo del Fondo Monetario rimane molto importante. Esiste un rischio sull'erogazione della prossima tranche del PNRR, Presidente? No, non vedo assolutamente rischi, c'è un lavoro molto serio, molto collaborativo, noi abbiamo ereditato una situazione che sicuramente richiede di lavorare molto velocemente, è quello che stiamo facendo insieme alla Commissione, io ho parlato adesso con Ursula von der Leyen, e mi pare che la Commissione apprezzi molto il lavoro serio che sta facendo l'Italia da questo punto di vista e tutte le decisioni che si prendono sono decisioni che stiamo condividendo, non vedo rischi. Sulle nomine c'è qualche tensione con gli alleati, in particolare con la Lega? No, guardi, sulle nomine non ci sono tensioni, stiamo anche su questo lavorando con e grande serietà. In riferimento a tutte le polemiche per l'assenza dei ministri nel momento in cui la Presidente del Consiglio ha riferito in Parlamento in vista del Consiglio europeo, sia Giorgia Meloni che dall'altra parte la Lega continuano a dire non c'è nessun problema e invece molti commentatori fanno riferimento al fatto che ci sarebbe una partita del nomine che incide e incide molto. Sentiamo ancora? Delle persone e della questione. Presidente, sul patto di stabilità, la Francia. Facciamo la prova, solo perché siamo al secondo giro. Sì, sì, poi andiamo. La posizione della Francia, la condividete? Guardi, io condivido la posizione della neutralità tecnologica, quindi sì, penso che tutte le diciamo, tecnologie che possono garantire gli obiettivi che l'Unione Europea si è data debbano essere riconosciute indipendentemente da quello che i singoli stati, i singoli stati membri intendono poi fare esiste nell'utilizzo molto, di quella tecnologia sulla, sulla neutralità tecnologica perché questo ci metterebbe a riparo dal fatto franco di rimanere col cerino in mano rispetto alla Germania, mi pare, sì, no? Sì, lei insiste sui biocarburanti.